Il 16 agosto torna la Sagra da Pasta di Siti, la regina delle sagre del Tirreno Cosentino. Una sagra antica, compie ben 46 anni ed è un mix di innovazione e di tradizione. La tradizione consiste nel continuare a preparare questo prelibato piatto che gli sposi, i ziti in dialetto, offrivano il giorno del matrimonio. Il piatto viene ancora oggi cucinato, infatti, sui fuochi a legna, nelle guadare, che sono questi grossi recipienti di rame, viene servito nelle maille che ne esaltano il sapore. L'innovazione è nel recipiente che viene utilizzato poi per servire questo piatto, perché non utilizzeremo dei vassoi di polpa di cellulosa, ma per i più esigenti utilizzeremo dei recipienti di terracotta che sono stati acquistati in Calabria, a Gero Carne, in provincia di Vibo Valentia, come tutti i prodotti che noi utilizzeremo nella sagra, perché da qualche anno la sagra ha lanciato uno slogan: gustiamo calabrese. Infatti tutti i prodotti che noi utilizzeremo sono prodotti calabresi, perché la Proloco ci tiene a far conoscere, a promuovere i prodotti calabresi che sono delle eccellenze, a cominciare dalla carne di pecore da pascolo allevato a Belmonte Calabro. La pasta sarà una pasta trafilata a bronzo prodotta dal pastificio Soldano di Limpadi, Vibo Valentia. I panini che vengono offerti sono prodotti dal panificio Tirreno di Belmonte Calabro, e la salsa è una salsa tradizionale, i sapori antichi, a salsa da nonna. Il pecorino che viene utilizzato è pecorino crotonese della fattoria della Piana, e purtroppo non abbiamo trovato ancora fino ad oggi un sostituto del grana padano, quindi in questo caso utilizzeremo ancora il grana padano, ma stiamo lavorando per avere anche un formaggio da degustare sulla pasta che sia calabrese. Noi stiamo lavorando per preparare questo gustosissimo piatto. Voi preparatevi a gustarlo, ne vale la pena. Venite a Belmonte il 16 agosto e scoprirete il gusto della tradizione misto all'innovazione.